Che fosse una partita impegnativa era intuibile. La Migros Asiago ha dovuto affrontare in gara 1 della serie di finale l'HK Olimpia Club di Lubiana, tra i più forti del continente. Dopo una lunga battaglia, gli sloveni hanno trionfato 3-2. La partita è cominciata subito in salita per i vicentini. Dopo appena 44 secondi l'Olimpia ha trovato il vantaggio con Pesut e ha conservato il risultato fino all'inizio del terzo periodo. Proprio nel quarto conclusivo la formazione di casa ha trovato il 2-0 con Music prima dell'ultimo tentativo dell'Asiago. Infatti quando tutto sembrava perso la Migros ha trovato l'orgoglio ed è riuscita a trovare il pareggio in soli 9 minuti. Prima con Gellert in superiorità numerica, poi allo scadere con McParland. All'overtime i giallorossi hanno tenuto circa 6 minuti prima della rete decisiva dello sloveno Pance. Sicuramente i leoni escono a testa altissima, consapevoli del buon gioco messo in campo nel finale e della rimonta che quasi poteva sovvertire le sorti del match. Ora la testa dovrà andare a gara 2 in programma giovedì in casa. L'obiettivo sarà quello di ribaltare il risultato della prima sfida e sfruttare al meglio il fattore campo. Con il clima di passione e determinazione dell'altopiano, l'Asiago può tornare in auge.